Rosario Carpino, una bella personale qui al Salone Martinetti, tanti dipinti con diversi soggetti. Sì, grazie anche al Comune che mi ha dato il locale, tutto quello lì. E poi il resto è quello che ho fatto fino adesso, dagli anni 70 adesso, ne ho ancora, però qui ho esposto una parte dei quadri che ho fatto e più il plastico sotto di Castellamonte, che penso che sia fedelissimo a Castellamonte, che l'ho fatto nel 93, ci ho messo un anno di lavoro, tutto fatto a mano, casette, tutto fatto a mano. Quindi si può vedere dal plastico come è cambiata Castellamonte in questi anni? Sì, Castellamonte è cambiato tantissimo, non c'è più neanche più la vecchia stazione, non c'è niente, vecchie cose, condomini, è cambiato tantissimo Castellamonte, almeno lì vedono l'originalità del paese dei vecchi tempi. Un pezzo di memoria storica. E i dipinti variano da diversi soggetti, dai paesaggi, la natura morta, ai ritratti? Ma io ho fatto, perché poi come vede faccio un po' di tutto, non faccio solo un tipo di pittura, mi piace dalla natura morta, figure, paesaggi, faccio un po' di tutto. E poi mi piace anche se c'è qualcosa che da copiare che mi piace, io lo faccio, come il Caravaggio che a me mi piace tantissimo, ho fatto dei quadri anche del Caravaggio che l'ho copiato. E tutto il resto, quello che viene, faccio, quello che mi piace, via. Penso che gli piace anche agli altri, al pubblico. Una passione che viene da dentro e che è esterna? Sì, perché io sono autodidatta, non sono uno che ho fatto scuole, ho fatto niente, tutto così autodidatta. Ce l'ho dentro proprio. L'esposizione resterà qui al Martinetti fino a quando? Fino al 6 ottobre. Fino al 6 ottobre facciamo dalle 4 alle 6 e mezza pomeriggio. Thank you.